Ultimatum di Enrico Letta alla Lega dopo gli insulti di Calderoli al ministro Chienghi. Una figuraccia per l'Italia, dice il premier, ma Maroni difende il vicepresidente del Senato che non si dimette. Salvini attacca Napolitano, stia zitto, poi però si scusa col capo dello Stato. Non temo ritorsioni sull'Expo, dice Maroni, che annuncia una manifestazione contro lo Ius Soli. Arriverà forse già oggi la relazione del capo della polizia Alessandro Pansa sull'espulsione della moglie del dissidente kazako. Linea dura del ministro Alfano verso i responsabili del Viminale che hanno sbagliato, mentre SEL e 5 Stelle presentano una mozione di sfiducia. Anche Epifani è per le dimissioni, ma il PDL fa quadrato attorno al vice premier. Se cade Alfano, cade il governo, dice Cicchitto. Ancora tensioni nel PD dopo il nuovo affondo di Matteo Renzi. L'intesa PD-PDL non durerà perché ogni giorno bisogna trattare con Schifani e Brunetta, dichiara il sindaco di Firenze, che però assicura io tifo per Enrico Letta. Intanto però nuove divisioni si annunciano alla prova del voto. Oggi in Senato sugli F-35 con la mozione Casson che vuole sospendere il programma e sul disegno di legge per l'abolizione dei rimborsi elettorali. Comincerà stasera alle 22 per finire venerdì mattina alle 6 lo sciopero di 3 giorni delle pompe di benzina sulle autostrade, una protesta contro il caro carburanti che vede scambi di accuse tra distributori, petrolieri e governo. Basta aumenti alla vigilia dell'esodo e il monito del ministro Zanonato che convoca i petrolieri. Sono le 7.30, buongiorno, benvenuti alla prima edizione del telegiornale. In apertura, lo avete sentito già dai nostri titoli, la polemica sulle dichiarazioni razziste del vicepresidente del Senato, il leghista Roberto Calderoli, nei confronti del ministro dell'integrazione Chienghi. SEL 5 Stelle chiedono le sue dimissioni, mentre il premier Enrico Letta chiede a Maroni di fare chiarezza su questa vicenda. Vediamo il servizio. È una vicenda che sta mettendo in imbarazzo l'Italia agli occhi del mondo, un caso nato da questa uscita di Calderoli sabato scorso. Quando vedo uscire delle, non dico che, delle sembianze d'orange, mi resto ancora sconvolto. Il clima politico è tesissimo. L'Italia è presente sulla stampa estera di tutta Europa per questa vicenda e io trovo questa una vergogna che fa male al nostro paese. Il monito di Letta è durissimo e suona come un ultimatum per la Lega e Maroni: o si cambia direzione o si mette in discussione il lavoro fatto insieme, compreso l'appoggio a Expo 2015, dice il Presidente del Consiglio. Un appello al Presidente Maroni, Presidente della Lombardia, la più grande regione italiana, perché chiuda questa pagina rapidissimamente. Il governatore della Lombardia risponde solo con queste righe su Facebook: Calderoli ha sbagliato e si è scusato, ma ora basta alimentare polemiche e strumentalizzazioni, utili forse a coprire il rumore di altre questioni, in riferimento all'altra delicata vicenda che sta minando la credibilità internazionale del nostro paese, la questione del Kazakistan, su cui la Lega vuole accertare di chi siano le responsabilità politiche. Anche Matteo Salvini si è scusato su Facebook con il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dopo l'attacco di ieri mattina a Taccia. Fonti del Quirinale hanno riferito che Napolitano ha preso atto dal dietro fronte dell'esponente leghista. Intanto dal quartier generale della Lega di via Bellerio a Milano il Carroccio ammette l'errore di Calderoli, ma non ha nessuna intenzione di fargli fare un passo indietro dalla vicepresidenza del Senato, passo indietro che secondo il segretario del PD Epifani non ha nemmeno bisogno di essere annunciato, perché dice Epifani, per noi Calderoli è già dimesso. I leghisti intanto annunciano che il 7 settembre a Torino ci sarà una manifestazione sulla legalità e il contrasto all'immigrazione clandestina. Calderoli dal canto suo non parla, lo farà a Palazzo Madama. Ha telefonato al ministro Chienghi scusandosi e spiegando che il suo non era un giudizio politico. In questo clima di tensione PD, SEL e Scelta Civica chiedono a gran voce le dimissioni di Calderoli. Lei, la ministra, mantiene la calma e spiega come si è abituata a ricevere insulti razzisti quotidiani, ma che a deludere non è la questione politica, colpisce invece l'ostilità verso tutte le diversità al di là del colore della pelle. E l'altra vicenda al centro delle polemiche di questi giorni è quella che ha per protagoniste la moglie e la figlia del dissidente kazako rifugiate in Italia e che poi con un blitz sono state rimpatriate. C'è attesa per la ricostruzione proprio delle ore del blitz da parte del capo della polizia, il prefetto Pansa, e a rischio però sono i vertici del Viminale. Vediamo.
La gestione del caso Shabalayeva scuote la maggioranza e mette in imbarazzo a livello internazionale il governo. Il premier Enrico Letta si è detto già sicuro che sulla vicenda sarà fatta piena luce, ma è chiaro che vorrebbe archiviare in fretta questa pratica scottante che tira in ballo il ministro dell'interno, nonché vice premier Angelino Alfano. A rischio è la tenuta stessa dell'esecutivo di larghe intese. SEL e Movimento 5 Stelle provano a forzare la mano in Parlamento con due mozioni di sfiducia individuali. Chiedono in sostanza le dimissioni del titolare del Viminale per l'espulsione lampo della moglie di un noto dissidente kazako. Alfano non poteva non sapere l'accusa che arriva dai banchi dell'opposizione. Il ministro dell'interno riferirà giovedì prossimo davanti alle Camere. L'affare agita il PD con Epifani che aspetta di capire cosa sia davvero successo. Chi ha sbagliato non potrà sottrarsi, afferma il numero uno del Nazareno. E tra i democratici, complice magari il voto segreto, non è escluso che qualcuno possa essere tentato dal votare la sfiducia ad Alfano. Il PDL difende compatto il suo segretario ed attacca il quotidiano La Repubblica che con un editoriale del direttore Ezio Mauro ieri ha chiesto senza mezzi termini le dimissioni del vice premier. Senza di lui il governo non va avanti e l'alto l'ha lanciato dal capogruppo Brunetta che paventa piuttosto manovre per spianare la strada al sindaco di Firenze Matteo Renzi. Sembra che la dissidente l'abbia rapita io, replica stizzito l'ex rottamatore che poi non risparmia bordata al governo di larghe intese. Letta è mio amico, dice, ma non andrà lontano con Brunetta e Schifani. E allora, come avete sentito, per il sindaco di Firenze Matteo Renzi il patto tra PD e PDL non durerà troppo a lungo, ma non finiscono qui le polemiche interne al Partito Democratico. A far discutere c'è anche la vicenda dell'acquisto dei nuovi caccia agli F-35, anche il rimborso elettorale. Vediamo. Tensione nel PD con un nuovo affondo di Matteo Renzi. L'accordo tra PDL e PD non durerà perché ogni giorno si deve trattare con Schifani e Brunetta. Ma il portavoce del sindaco si affretta a smentire la frase. Renzi di certo ha fatto il pieno ieri sera nelle due piazze emiliane, Carpi e Ferrara, in cui si è presentato per le feste democratiche. Se il governo fa, dura, se non fa, non dura, le parole del sindaco. Il governo è come una bicicletta, se pedala va, se non pedala no. Azioni più che evidenti con Enrico Letta, per niente mitigate, dunque soprattutto dopo la visita di Renzi alla Merkel a Berlino. Tensioni che segnano il PD anche sul caso kazako, che potrebbero oggi portare a nuove divisioni in aula al Senato alla prova del voto sulla mozione del democratico Casson sulla sospensione del programma degli F-35, ma anche sugli emendamenti sul disegno di legge per l'abolizione dei rimborsi elettorali. Renzi non molla neanche sul tema delle regole congressuali, la cui definizione alle ultime battute, mentre conferma che la riserva sulla sua candidatura sarà sciolta solo a settembre. Il segretario del PD Epifani annuncia che non si ricandiderà. Il mio compito è di portare il partito al congresso e di Renzi, dice, è una forza importante per il partito. Anche l'Expo di Milano entra nella stagione dei contratti del lavoro e il ministro Giovannini chiede maggiore flessibilità, però incassa al momento l'alto là dei sindacati. Se il precariato è un problema, la disoccupazione lo è ancora di più. Ma perdersi il treno dell'Expo 2015, indicato come volano della ripresa, può essere ancora peggio. Questi ragionamenti che spingono il ministro del lavoro Enrico Giovannini a mettere tutte le parti sociali attorno a un tavolo per cercare un punto di equilibrio tra la maggiore flessibilità nell'uso di contratti a termini per l'evento milanese e il no a nuove forme di precariato opposto dai sindacati. La proposta di deregulation sollecitata dagli imprenditori e caldeggiata dal PDL vuole 3 anni di rapporti di lavoro a tempo determinato rinnovabili con soli 5 giorni di interruzione tra uno e l'altro. Per la CGIL la deroga non farebbe altro che introdurre una nuova precarietà. Secondo Susanna Camusso non si affronta disoccupazione e difficoltà alimentando la flessibilità perché questo indebolisce ancora di più il sistema produttivo. Posizione dalla quale è difficile che il sindacato possa indietreggiare, visto anche l'aumento di tensione proprio tra quelli che il precariato lo hanno sperimentato a lungo. Disagio che ora chiede conto proprio al sindacato, come è accaduto ieri a Milano. Oltre agli esodati ci sono 900.000 persone senza più niente, donne e uomini senza più niente. Questo è il problema. Voi andate a settori, a orticelli e invece... Sì, come no? Quando Susanna Camusso si è avvicinata a una delle donne che protestava, ne è seguito un prolungato scambio di battute, durante il quale la lavoratrice ha accusato il sindacato di essersi concentrato sugli esodati, trascurando le altre questioni, come quella dei ricongiungimenti pensionistici onerosi. Ho 60 anni, il lavoro non esiste. Vorrei dirti però che se tu con serenità provassi a
serenità, Camusso, no, so senza un euro al mese, però, la serenità, la farsi benedire. Non parlare con le persone sbagliate. La CGIL non ci ha difesi, mi dispiace. E adesso a Taranto il commissario straordinario dell'Ilva Bondi rettifica le sue dichiarazioni secondo le quali molte delle morti sarebbero state causate dal fumo delle sigarette, non dalle esalazioni dell'impianto. Dice sono state dichiarazioni fraintese dalla stampa. Vediamo. Adesso c'è chi ne chiede le dimissioni, ma lui, Enrico Bondi, commissario straordinario per l'Ilva, non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua nomina. Cerca invece di precisare, afferma di non aver mai detto che il tabacco fa più male delle emissioni dell'Ilva e che non c'è alcuna sottovalutazione dei rischi per la salute. Nonostante la sua firma apposta sotto quella relazione di quattro consulenti inviata alla Regione Puglia, nella quale si dice che la mortalità a Taranto era già elevata negli anni 70 per colpa del tabagismo e si parla di enfasi sul possibile ruolo dell'impianto, effetto forse della pressione mediatica. Bondi offende i nostri malati e i nostri morti, dice il sindaco, che ne chiede la revoca del mandato, come diversi parlamentari del PD. Parla di argomenti scandalosi da parte di Bondi il governatore Vendola. Bondi, da parte sua, controbatte però che inviare quel documento sia stato doveroso, visto che era stata proprio la Regione Puglia a chiedere un parere all'Ilva, che a sua volta lo ha affidato proprio ai quattro esperti. Specifica anche che le emissioni inquinanti dell'Ilva abbiano avuto rilevanti impatti anche sanitari, così come risulta da indagini scientifiche e della magistratura. Adesso il commissario dovrà incontrare il ministro dell'Ambiente, che vuole chiarimenti, ma intanto l'Italia, proprio per l'Ilva, si trova ancora una volta osservato speciale dell'Europa. Bruxelles, infatti, dopo aver ricevuto a metà giugno diversi documenti, lo scorso 8 luglio ne ha chiesti altri, con un termine perentorio, 3 settimane. La scadenza è per la fine del mese. Ad ogni esodo puntuali le compagnie petrolifere tornano ad alzare i prezzi dei carburanti. Il ministro Zanonato chiede di limitare gli aumenti, mentre da oggi fino a venerdì scioperano i distributori delle autostrade. Comincerà stasera alle 22 e finirà alle 6 di venerdì mattina lo sciopero dei benzinai sulle tratte autostradali. Un segnale d'allarme per una situazione, quella del caro benzina, che di fatto vede contro governo, petrolieri, gestori delle pompe di benzina, sotto a tutto il consumatore che come ogni anno si vede aumentare i prezzi poco prima delle tanto agognate vacanze estive. Un rincaro a cui segue il consueto gioco delle accuse incrociate che al momento però non aiuta nessuno, soprattutto chi dovrà affrontare il consueto esodo in auto per raggiungere i luoghi di villeggiatura. Domani il garante per gli scioperi vedrà i rappresentanti delle compagnie petrolifere. Il motivo è capire le ragioni delle serrate con i gestori dei distributori di benzina che si lamentano contro i gestori delle concessioni autostradali e contro i petrolieri, accusati di costringerli a mantenere i prezzi altissimi, pretendendo margini eccessivi sul carburante venduto e quindi riducendo i guadagni dei gestori. Di rimando invece i petrolieri sottolineano che il prezzo così alto del carburante è dovuto a una tassazione che nel nostro paese arriva al 59% sul prezzo alla pompa, un record per cui siamo secondi solo alla Finlandia. Sulla questione si è espresso anche il ministro dello sviluppo Flavio Zanonato. Ho già predisposto un richiamo ai petrolieri, ha detto, ma il rincaro della benzina è dovuto prevalentemente ad un aumento del prezzo del greggio. E adesso le notizie dall'estero. In Egitto, dopo qualche giorno di apparente calma, tornano gli scontri tra i sostenitori dei fratelli musulmani del deposto presidente Mohamed Morsi e i suoi oppositori. Siamo orgogliosi e entusiasti che la nostra protesta stia proseguendo pacificamente, per noi è fonte di forza. Non useremo la violenza per rispondere a quella di cui siamo bersaglio. Parole di Essam El Erian, vicepresidente del partito Libertà e Giustizia, espressione politica dei fratelli musulmani, ma i fatti gli hanno dato torto e dopo quasi una settimana di calma relativa alla notte del Cairo è tornata ad offrire queste immagini. Al solito non è chiaro chi abbia innescato la prima miccia. I sostenitori del deposto presidente Morsi accusano la polizia, che invece avrebbe usato lacrimogeni e proiettili di gomma per rispondere ad assalti di persone armate di pietre nel centro della città. La mobilitazione del fronte è vicino, la fratellanza islamica è praticamente ininterrotta da almeno 7 giorni, con base in Rabah Square e tra i viali dell'Università del Cairo.
che il partito di Mursi avesse in mente una protesta contro la visita del vice segretario di Stato americano William Burns era scontato, l'epilogo violento un po' meno dopo le chiare indicazioni che i leader della Fratellanza ancora in libertà stanno dando da giorni proprio sulla natura delle proteste che i fratelli musulmani vorrebbero lontane dalle immagini viste nelle ultime settimane. Burns, nella sua visita in Egitto, non ha potuto far altro che ribadire la necessità di una soluzione politica in tempi brevi che, secondo la Casa Bianca, ma anche a detta delle cancellerie di altri paesi, tra cui l'Italia e la Germania, passa attraverso la liberazione del deposto presidente Mursi, su cui da qualche giorno invece sta indagando proprio la magistratura cairota per appurare le eventuali responsabilità oggettive del deposto presidente lo scorso 3 luglio nella crisi in corso che nell'ultimo mese è costata la vita ad oltre 100 persone. Spostiamoci in Spagna. Mariano Rajoy al centro di uno scandalo sui presunti fondi neri confessati dal cassiere del Partito Socialista, ma il premier spagnolo respinge ogni accusa e dice: non mi dimetto, resto al mio posto. È solo un ricatto, non mi dimetto. Ci prova Mariano Rajoy a resistere allo scandalo fondi neri che lo travolge in prima persona assieme al suo partito. Il premier spagnolo, infatti, non solo sarebbe stato al corrente dei finanziamenti illeciti che andavano avanti da almeno 20 anni, ma avrebbe lui stesso ricevuto 25.000 euro in contanti nel 2010 e 20.000 negli anni precedenti. Più o meno quello che avrebbe intascato la numero 2 del partito di centrodestra, Maria Dolores de Cospedal. A sostenerlo è Luis Barcenas, l'ex tesoriere del PP, che scaricato dal partito e in carcere da mesi sta adesso vuotando il sacco. Lo ha fatto ieri nel corso di un lungo interrogatorio in cui, tra l'altro, gli sono stati contestati 48 milioni di euro in conti svizzeri. Barcenas, del resto, non è un funzionario qualunque, ma il custode unico delle casse del partito dal 90 fino al 2010, casse in cui sarebbero confluiti negli anni finanziamenti illeciti per il 95%, in particolare da parte di imprese di costruzione che hanno poi ottenuto grandi appalti nella Spagna della bolla immobiliare. Barcenas ha anche ammesso di essere stato lui stesso a consegnare al País le carte poi pubblicate dal quotidiano nel gennaio scorso. Notizie bomba scrivono i giornali questa mattina che contano le ore del governo Rajoy, già fortemente indebolito da recessione, corruzione e disoccupazione alle stelle. Ma il premier per ora non vuole sentir parlare di lasciare la poltrona, consapevole forse di quello che significa per la Spagna sul piano economico un'altra fase di lunga instabilità politica. A una settimana dalla sua prima passeggiata nello spazio, prima in assoluto anche per un astronauta italiano nella storia, Luca Parmitano, lo vedete in questa immagine, oggi affronterà la seconda attività extraveicolare prevista nella missione di lunga durata volare assegnata dalla NASA all'Agenzia Spaziale Italiana. Parmitano uscirà per primo alle 14.10 dalla Stazione Spaziale Internazionale e lavorerà sospeso nel vuoto per 6 ore. Con l'astronauta catanese ci sarà lo statunitense Chris Cassidy. I due dovranno, tra le altre cose, preparare l'installazione di un modulo russo che arriverà presso la stazione spaziale entro la fine dell'anno. Lo sport con il calcio, una caldissima settimana di calciomercato, inizia con la prima giornata parigina di Cavani, passato dal Napoli al Paris Saint-Germain, e a Firenze festa grande per l'arrivo di Mario Gomez. La prima differenza con Napoli, Edinson Cavani l'ha potuta cogliere all'aeroporto di Roissy. Pochi addetti ai lavori, meno che mai tifosi ed una tranquillità che forse il cannoniere cercava proprio nella capitale francese. Appena un paio di foto scattate al volo e poi visite mediche. Le cifre del suo trasferimento al Paris Saint-Germain sono quelle che appena poche settimane fa aveva scandito con precisione il presidente De Laurentiis. 64 milioni di euro, una somma a portata di mano ormai soltanto dei ricchissimi sceicchi medio orientali. Da brivido, visto dall'ottica italiana, anche lo stipendio annuale del Matador. 10 milioni per un totale di 50 per l'intera durata del contratto con la società transalpina. Sembra invece sempre più tesa l'atmosfera in Alto Adige, dove la Roma è alle prese con l'ennesimo battibecco fra Osvaldo e la tifoseria. Una polemica già vista in casa Roma con protagonista Marco Borriello e che segna davvero la fine dell'esperienza a Trigoria della punta italo-argentina, pronta a prendere il primo volo per la Russia. A San Pietroburgo lo aspetta Spalletti, ma soprattutto un ingaggio attorno ai 4 milioni. Sarebbero invece una ventina quelli che incasserebbe dallo Zenit la Roma, decisa a proseguire il suo mercato dopo l'arrivo a Riscone del rinforzo più importante del reparto arretrato, il brasiliano Maicon.
E a Firenze è stata la grande giornata del debutto di Mario Gomez. 20.000 in delirio allo stadio Franchi per accogliere l'ex punta del Bayern Monaco, reduce da una stagione trionfale. Coppa dei Campioni, campionato e Coppa di Germania. E adesso la tifoseria viola può davvero sognare in grande. Le 7:48 minuti, il telegiornale finisce qui. Subito dopo la pubblicità torna Paolo Sottocorona con le previsioni del tempo. A seguire c'è il dibattito di Omnibus condotto da Andrea Pancani. A tutti voi grazie per averci scelto. Noi ci vediamo domani.